Che altro? Siamo collegati in diretta con il nostro Paolo Chiariello in compagnia di Luigi Di Maio, vicepresidente della Camera del Movimento 5 Stelle. Buongiorno. Eccoci qua. Buongiorno. Le chiederei subito, il governo rivede al rialzo le stime di crescita di questo paese, le cose sembrano andare improvvisamente, va tutto bene. Lei che cosa pensa? Che è un dibattito anche abbastanza noioso dirci se siamo usciti o no dalla crisi, nel senso che io so che tante persone sono ancora nel tunnel e non vedono ancora la luce, altre invece per qualcuno le cose stanno andando meglio e sono contento per loro, però la domanda che dobbiamo farci è: lo Stato italiano che cosa ha imparato da questa crisi? Negli anni della crisi ha fatto aggredire le imprese da Equitalia, ha distrutto e ha fatto chiudere un mucchio di imprese a causa degli studi di settore, un mucchio di famiglie non hanno potuto pagare il mutuo perché le banche tutto a un tratto ritrattavano i tassi. Se veramente lo Stato ha imparato qualcosa da questa crisi, oggi che dice di essere uscito dalla crisi dovrebbe cominciare ad abolire la riforma Fornero, eliminare Equitalia, eliminare gli studi di settore e togliere di mezzo tutti quei balzelli che non permettono lo sviluppo. Invece siamo un po' dello 0, sopra il segno meno, perché? Perché in questi anni il petrolio è stato ai minimi storici, ma se in questo momento avessimo il petrolio come due anni fa, il prezzo del petrolio come due anni fa, saremmo a meno 0,1, meno 0,2. E questo mi fa arrabbiare perché vuol dire che non è purtroppo merito dello Stato e quindi del governo italiano, del governo Renzi, ma da fattori esterni. A proposito della Fornero, questa nuova ennesima riforma delle pensioni, alla presenza di ancora 50.000 esodati da mettere a posto in qualche modo? Ma gli esodati sono purtroppo la creazione della riforma Fornero, quando si diceva che eravamo nella crisi e per questo dovevamo mandare in pensione più tardi un mucchio di italiani. Se oggi siamo usciti dalla crisi, allora dobbiamo togliere in mezzo la riforma Fornero. Purtroppo non è così, e non è così non perché non ci siano soldi. Noi abbiamo un bilancio dello Stato di 760 miliardi di euro al netto dei costi sui tassi di interesse, sugli interessi sul debito. Tutti questi soldi. E allora abbiamo qualche problema con il collegamento, forse proviamo a ripristinarlo, vedere. Blocchi purtroppo un mucchio di clientes che hanno vantaggi da questi appalti. Ultima domanda, la riforma del Senato, secondo lei troveranno la quadra in maggioranza? Nessuno sta dicendo che se la legislatura non finisce nel 2018, un mucchio di parlamentari non prenderanno la pensione, ed è questo lo spirito costituente per cui questi signori voterebbero la qualunque cosa. Tra l'altro voteranno una riforma che non abolisce il Senato, ma crea un Senato in cui entreranno consiglieri regionali e sindaci che potranno salvarsi dalla galera perché per la prima volta nella storia avranno l'immunità parlamentare. Questo è il disegno costituzionale del governo Renzi, una riforma tanto inutile quanto pericolosa. Così così in regionale c'è solo cosa di brutto qui in campagna, no? Qui abbiamo, in questi giorni avevamo avuto, adesso si è dimessa, la presidente della commissione antimafia indagata per reati di mafia. I consiglieri regionali purtroppo sono la classe politica più indagata d'Italia. Renzi gli vuole dare l'immunità parlamentare. Da chi se la fa votare questa schifezza? Se la fa votare da un mucchio di parlamentari che hanno perso il loro partito, sono scomparsi tre partiti in questa legislatura, anche grazie al Movimento 5 Stelle, e quindi faranno di tutto per arrivare al 2018 e guadagnarsi la pensione. Se io adesso dovessi immaginare che il Senato debba iniziare un suo iter, l'ennesimo iter per fare queste riforme, fermerei tutto, se fossi io, e inizierei ad approvare una seria legge sul reddito di cittadinanza o di aiuto alle imprese. Il Senato e la Camera hanno lavorato 60 ore ciascuno su questa riforma inutile quanto pericolosa. Solo fare la riforma ci è costata la metà di quanto... La voce di Di Maio che vi riproporremo più tardi.